Io a questo punto io chiederei un piccolo favore ad Eddie. Io so che tu, Eddie, sollevare gli interessi economici. Io so che tu, Eddie, sai fare una cosa che qua in Italia nessuno sa fare. So che tu ti vergogni un po' a fare e a dire questa cosa. Però ecco, no, siccome qua in Italia abbiamo tanti problemi, vorrei che tu facessi vedere quello che tu vedi nella nostra palla di vetro e potessi, visto che tu non parli molto bene italiano, poi riferire o all'onorevole o al professore quello che tu hai visto, in modo tale che loro possano dirlo al mondo intero. Prego, fai pure il tuo numero, Eddie, prendi pure la palla e vediamo cosa riesci a vedere. Già, come vediamo, Eddie, tu riesci a tenerla, questa palla infuocata, ma non riesci a tenere. E adesso, e ovviamente, se puoi dirci cosa tu stai vedendo, puoi già iniziare, eh? Se tu non riesci a parlare, parla pure col dottore. Allora, non riprendi, non riesci a andare. Non ce l'ho, non è. Scotta. Ecco, vediamo questo qua, è un caso del paranormale, ragazzi. Una punta. Come ben vedete, il dottore appena tocca la palla, si scotta. Invece il ragazzo ovviamente è affetto da poteri paranormali, riesce, come voi ben vedete, riesce a prendere la palla senza problemi. Guardate pure. Come vedete, lui ti rimane la palla senza problemi. Questa è una testimonianza, dottore, provi a toccare la palla con un solo dito. Provi a toccarla. Ho già toccato una volta, la tocchi lei. Tocchi con l'altra mano. No, ho già toccato una volta, la tocchi lei. Scusate, io conduco il programma. Lei fa quello che dico, io la pago. Faccia pure. No. Prova a soffiare, Eddie, vediamo cosa viene fuori. Niente. Però, già così scotta, eh. Provi. Avete visto? Questa è una testimonianza di quanto Eddie sia una persona... paranormale, paraculata e parastronza. Dimmi cosa la vedi qua dentro, oltre a una luce. Giustizia. La giustizia. Giustizia, attenzione, ho detto una parola in italiano, eh. Giustizia. E poi cosa vedi nel futuro del nostro blog, Muro di Cani? Meno vergogna rispetto agli altri, sicuramente. Io vorrei far notare, come a tutti voi, Eddie stia prendendo, e sono molto contento di questa cosa, stia prendendo autonomia e capacità nella dialettica, perché come vedete all'inizio del programma lui faceva molta fatica a parlare. Adesso invece si è un attimino sciolto, come si sta sciogliendo le sue mani tra 5 minuti, perché non le abbia più, tenere di mano questa palla infuocata. Si è sciolto, riesce a parlare e riesce ad attraversare la vostra mente, il vostro cuore. Quindi, se volete aiutare Eddie, mandate un SMS, aiuto per i poveri, al 48-201-58694-2396-8596-4261-32. Ecco. Grazie. Uno finale. Eddie adesso dirà molto meno probabilmente tutto quello che appunto ha visto all'interno di questa palla. Parla pure, Eddie, visto che tu sai parlare abbastanza bene.